Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Scusate se sembro illuminato da Dio, ma in realtà sono illuminato da una luce. Alleluia, 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 alleluia. Dopo il grandissimo successo dei primi tre video sulle 60 note scolastiche più incredibili di sempre, oggi sono tornato qui ricollegandomi a quella serie, ma con le vostre note, perché ragazzi sotto nei commenti dei tre video precedenti avete lasciato le vostre note, le note prese da voi, e io insieme ad altre persone ho scelto quelle secondo me più divertenti per farci un video abbastanza carino e divertente. Carino e divertente. Sono un ragazzo carino. Sotto nei commenti ragazzi mi raccomando lasciate le vostre note scolastiche, se no andrò a riprenderle nei video vecchi. Si parte subito, attenzione, alla grande con una serie di commenti incredibili, perché abbiamo Samuele Bacciarelli che ci dice: l'alunno Simone scaglia violentemente una piuma addosso al compagno Marco. Come fai a scagliare una piuma addosso ad un compagno? Qui si legge proprio tutto lo sconforto di Samuele. Ma come fai a lanciare una piuma con violenza? A me è successa una cosa molto simile. Ho preso anche una nota perché ho lanciato la cartina che conteneva la cannuccia dei succhini in brico. L'ho lanciata così e la prof mi ha dato una nota dicendomi che potevo creare una guerra. Ma Samuele ci tende a precisare che questa era una storia vera. Io c'ero. C'ero nel senso... il cero, quello della candela, non il verbo essere al passato. Ma subito sotto, quando uno pensa che sia finito tutto, c'è un tentativo di suicidio. Perché Zvortex, dice l'alunno AF, si lancia contro il muro facendo cadere l'appendiabiti. Minchia, il mio non cade mica. Bravo te. E poi sotto si chiude con Mary Blanca, dove gli alunni M, K e A rubano delle scope dalla bidelleria e improvvisano un duello medievale. M si finge morto e i due trionfanti alzano le spade al cielo. Questo è normale? Sì, cara Mary, questo è normalissimo. Che bella la scuola. Francesco Del Vecchio mi dice che prima del compito di aritmetica gli alunni MR e FDV utilizzano Attack incollando la sottoscritta alla sedia. Si richiede la sospensione. Allora, Francesco, hai fatto benissimo, anche se vabbè, mettere l'abbreviazione del tuo stesso nome non è una cosa grandiosa, ma volete sapere una cosa? Vi dico un segreto. Io ero suo complice. Menzolini Riccardo! Allora, qui passiamo a un'altra nota. Ilaria Lembo mi dice: l'alunna Ilaria Lembo, vabbè, fa una fiammata con un accendino emesso dai suoi glutei. Si richiede la sospensione. Scusate, ma un attimo, non ho ben capito una cosa. Cos'è che ha emesso dai suoi glutei? Un accendino emesso dai suoi glutei. Come? Un accendino emesso dai suoi glutei. Ah, ok, tutto chiaro. Questa ragazzi ve la metto per pochi secondi perché va letta veramente molto velocemente. Ci siamo? 3, 2, 1. Nella mia scuola hanno incendiato i cavi elettrici e elettrici dal bagno. Ok, basta, ciao, addio. Giuliano Early invece mi racconta una storia molto carina. Un'alunna che si spoglia? No, molto meglio. Un giorno una nostra compagna doveva andare in bagno perché aveva le sue cose. Mentre era via abbiamo preso il colorante rosso sangue. Era l'ora di arte. Io durante l'ora di arte non ho mai disegnato. E gli abbiamo rovesciato mezzo barattolo sulla sedia. Al suo ritorno, vedendo il rosso, è svenuta. Allora io... io non so sinceramente come le ragazze si possano sentire con questa situazione. Sempre di aver la paura. Oddio, c'ho il culo sozzo di sangue. Oh, mi sono sporcata il culo. Nel senso, la parte posteriore sotto. Però deve essere veramente una bruttissima situazione. Un'altra storia molto interessante. Un mio compagno ha bestemmiato, e qui
con ha bestemmiato nel senso che è successa, l'azione è stata subita dal signor bestemmiato, quindi ha bestemmiato, perché non riusciva a fare un esercizio di matematica. E quando la prof gli ha detto di andare dalla preside, lui si è tirato giù i pantaloni e le ha detto baciami il culo. Poi ha preso la sua roba ed è uscito dalla scuola e così via. Questa deve essere stata una giornata incredibile. Però sotto non, un ragazzo purtroppo non ha capito che questa cosa era successa al signor bestemmiato, quindi ha bestemmiato e sotto scrive impara a scrivere. Adesso, signori, uno scambio di battute incredibili in una lingua che può andare dall'arabo fino al calabrese friulano, ma tanti dialetti incredibili, pazzeschi. Ho fatto veramente molta fatica a intendere ciò che questi ragazzi volevano dirmi, ma sono arrivato ad una conclusione. Giovanni Reale, dicevo, Hula Harakiri Buala Dahar. Che credo si legga. Sotto il buon Nicola risponde: giuro, se volevi intendere Allah Akbar, non penso tu abbia mai visto un telegiornale. Infatti, il buon Francesco, il traduttore, diciamo così, lingua madre araba, scrive: PS, Allah, Dio. Hu è Akbar, grande, quindi Allahu Akbar. Il buon Nicola sotto. Giusto. Ma almeno mi ci sono avvicinato. Giusto, ma almeno mi ci sono avvicinato, va bene. Nicola, l'anticamper code, mi dice: l'anno scorso io e un mio amico abbiamo messo la prof di francese fuori dalla porta, perché ci eravamo stufati di andarci noi. Scusi, professoressa, si potrebbe accomodare fuori perché mi ha rotto i coglioni. Perché non l'ho fatto io? Perché? Perché adesso non posso più farlo, a meno che non vado da scuola, ne prendo una e la sasso fuori così di mia spontanea volontà. Ragazzi, concludiamo il video di oggi con una tristezza infinita che rimarrà qui nel cuore. Un peso che ho da quando ho letto questa nota. Sono sicuro che questa cosa colpirà tantissimo anche voi. E magari, non so, pregherete per questo ragazzo. Leo Defe ci lascia un commento dicendo: la mia prof mi ha messo una nota per aver salutato un elicottero di passaggio. Ciao elicottero! Ciao elicottero! Vedete come sono i video senza montaggio? Cioè sarebbero veramente una merda. Cioè il montaggio fa tutto ragazzi. Comunque, questo video di oggi finisce qua ragazzi. Raggiungiamo 1000 mi piace per un prossimo episodio. 1000 mi piace sono tantissime. No! Madonna! Mi sono spaventato! Oh! Oh! Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Quindi lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Sotto nei commenti mi raccomando riscrivetemi le vostre note che avete preso, le più divertenti, diciamo, di essere molto brutto in questa situazione. Comunque, noi ci vediamo al prossimo video, assolutamente, alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.